Perché è arrivata la laurea! È arrivata la laurea! E a quel punto, Vladimir, eccola qui. Non so se è questa foto. Allora, io sono quello con il maglioncino un po' grigio, con una sciarpa nera. Come che... sei vestita male quel giorno, mamma mia. Si può dire? Sì, certo che si può dire. Grazie. mi stavano dando la mano la mia Paola Colaiacomo, la mia docente di letteratura inglese. E le tue prime apparizioni a Mucca Assassina arrivavano dopo quanto tempo? Dopo un po' di anni. Lo vuoi vedere? E lì c'era mia mamma e mio padre che mi stavano guardando con gli occhi pieni di orgoglio, 110 e lode la mia laurea. Un po' meno quando è andata a Mucca Assassina, ai primi tempi, ve lo dico, perché... Cioè, guardate Vladimir. Non so se mi vestivo peggio o meglio a Mucca Assassina, non lo so. Mi fermo di fronte a questa signorina che... Più che signorina, travestito. Sono orgoglioso di definirmi travestito. Sì, io ho detto signorina perché, voglio dire, non c'è mica nessun problema. Vuol dire che il trucco riesce. Ecco. Io sono Vladimir Luxuria e sono il direttore artistico del Circolo di Cultura Omosessuale Mario Mieli e dirigo artisticamente, diseduco artisticamente queste famose notti che si tengono qui a Roma dal nome Mucca Assassina. Vladimir, volevi dire qualcosa tu? Sì, beh, io anch'io sono omosessuale come Paolo, ho fatto una scelta diversa, nel senso che la mia omosessualità è la mia...